questa interrogazione nasce appunto dalle notizie di stampa dove veniva annunciato il prolungamento della stagione balneare già dal 2017. L'ordinanza balneare ancora non è arrivata, quindi supponendo anche che probabilmente avrà effetto retroattivo, dato che ad esempio alcune spiagge nel riminese si sono già attrezzate per fornire anche servizi invernali, vorremmo capire con quali modalità appunto vorrà rendere equa e fruibile l'offerta turistica anche fuori dalla classica stagione estiva, e soprattutto visto che si sono lette notizie anche di dei finanziamenti per circa 3 milioni di euro, quali sono le linee di indirizzo e appunto le modalità affinché si possa creare un'offerta equa lungo tutto il litorale dell'Emilia Romagna. Allo stesso modo vorremmo capire anche a che punto siamo con la direttiva Bolkestein, dato che già alcune regioni si sono mosse visto l'imbarazzante silenzio del governo. Grazie. È un primo passo naturalmente di carattere politico, un'indicazione strategica che dà la regione, che naturalmente da sola non è sufficiente per provare a sviluppare una destagionalizzazione rispetto all'offerta turistica balneare attuale. Bisognerà ragionare naturalmente con la sovrintendenza per superare alcuni vincoli che oggi impediscono la realizzazione di strutture compatibili anche con le stagioni invernali. Resta naturalmente inteso che i comuni potranno motivatamente definire un periodo differenziato rispetto alle linee di indirizzo di apertura annuale indicate dalla Regione, determinando con proprie ordinanze integrative le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali. Rispetto ai 3 milioni, adesso c'è stata una sbagliata informazione, noi ci riferivamo al fatto che come noto, la Regione Emilia-Romagna ha da poco emanato i bandi per le attività ricettive commerciali dei pubblici esercizi attraverso i fondi del PORFESER. Noi per il momento abbiamo accantonato una parte di risorse, circa 3 milioni di euro, attraverso le quali vorremmo fare dei bandi specifici per gli operatori balneari, che in questo momento non è possibile fare perché le regole dei fondi strutturali dell'Unione Europea prevedono che i titolari delle attività commerciali abbiano la disponibilità del bene per un certo numero di anni, e stante appunto l'incertezza della Bolkestein, oggi gli operatori balneari non hanno la possibilità di dimostrare la disponibilità del bene per il numero degli anni previsti dai bandi europei. Per quanto riguarda appunto il riordino della disciplina delle concessioni demaniali, in applicazione della direttiva servizi Bolkestein, la Regione Emilia-Romagna è pronta a intraprendere un percorso legislativo autonomo di carattere regionale nel caso in cui il Governo non procedesse all'emanazione della legge delega in tempi congrui, in quanto riteniamo che non sia più sostenibile lo stato di incertezza in cui versano gli operatori economici interessati alla direttiva servizi. Posso ritenermi soddisfatta non della risposta ma quantomeno della correttezza con cui anche l'assessore Corsini ha ammesso che effettivamente ci sono parecchie cose che non vanno. Per quanto riguarda il percorso che avete intrapreso, secondo me andava fatto esattamente l'opposto, visto che comunque anche la ordinanza balneare stagionale comunque permetteva ai singoli comuni eventualmente di estendere le date oltre a quelle fissate in precedenza, che se non ricordo male andavano dalla fine di maggio alla fine di settembre, quindi ogni singolo comune già eventualmente la poteva estendere. Abbiamo il timore che questo sia stato un po' uno spot propagandistico a livello politico più che una reale misura che ha delle ricadute pratiche, anche considerando il fatto che comunque queste ordinanze poi si devono andare a conciliare con i vari piani degli arenili fatti dai singoli comuni, quindi sicuramente andava concertato prima con i comuni, andavano concertate le revisioni dei piani degli arenili. Sappiamo che la situazione è in stallo per diversi motivi, per la Bolkestein come abbiamo detto, e secondo noi è già troppo tardi
da diverso tempo, perché ricordo l'estate scorsa degli incontri fatti anche nel Riminese proprio con gli operatori del settore, dove si parlava di fine settembre, poi fine settembre è diventata fine ottobre, poi a novembre manco a parlarne perché c'era il referendum, dicembre ci siamo augurati buon Natale, buon anno, e l'anno è iniziato e ancora non se ne sa nulla, quindi per noi è già troppo tardi, ci saremmo aspettati, come hanno fatto appunto altre regioni, già quantomeno una bozza da poter condividere e discutere per quanto riguarda appunto lo stallo, perché se non si creano le condizioni primarie con la sovrintendenza, con i piani degli arenili, con i singoli comuni, considerando anche che la nostra costa non è omogenea dal punto di vista delle concessioni, se nel Ravennate gli stabilimenti balneari hanno una certa conformazione, offrono una certa gamma di servizi, nel Riminese non si può dire altrettanto, dove ad esempio le concessioni sono molto più frazionate, non solo per il numero di operatori balneari, ma anche proprio per il tipo di concessione, dove ci troviamo anche all'interno della stessa zona 3-4 concessioni diverse con 3-4 licenze di attività diverse. Quindi sicuramente prima di andare a fare una sorta di propaganda annunciando ampliamenti della stagione, quindi una destagionalizzazione del turismo, andava quantomeno predisposta la base e il terreno fertile. Questa è la nostra opinione. Ci auguriamo che, visto che appunto il governo non si muove, io ho letto anche che adesso arriverà la legge entro fine gennaio, ma a questo punto ci credo poco, visto che è da luglio che ne parliamo, quantomeno questa regione si muova in tempi non celeri di più per cercare di dare delle certezze a chi vuole investire nel settore turistico.